Buongiorno carissimi amici del Monreale Calcio, ben ritrovati. A distanza di 2 mesi circa ritorniamo a calpestare il campo del Bonocore per il match degli Under 16 sperimentali, ultima giornata del girone di andata tra CUS e Monreale, che ospita quest'oggi appunto il CUS, rispettivamente in classifica il Monreale in sesta posizione, il CUS in quinta, a distanza di 1 punto, quindi possibile scavalco quest'oggi con i 3 punti guadagnati. Io sono Roy Bonura per la telecronaca e regia, ben ritrovati dopo 2 mesi. L'ultima partita giocata dagli Under sperimentali è stata il 18 dicembre, poi una lunga sosta di 1 mese, adesso si ritorna in campo a dimostrare quanto si era svolto prima della sosta. Andiamo intanto a presentare le formazioni presenti in campo, partendo dagli ospiti con Logalbo, Pirrera, Danna, Conchi, Ribuffo, Mistretta, Calisti, Capitano, Tarantino, Ruffino, Viola, Schiavo, Faraone, D'Alessandro, Costa, Terzo, Randazzo, Viviano e Varrica. Mister Di Fresco Giuseppe, accompagnato da Calisti Stefano e Di Giovanni Alberto. Per quanto riguarda il Monreale abbiamo Gargano, Ricciardi, Tantillo, Fanduzza, Turano, Giordano, supporta capitano, Terrasini, Terzo, Ilard, Ricciardi, Famà, Pirrone, Puccia, Conan e Graziano. Allenatore Pianges Rosario, accompagnato da Barcellona Antonio e Fanduzza Riccardo. Vediamo il Monreale schierarsi a destra del campo, Cussa a sinistra, il primo tocco sarà per gli ospiti. Gli 11 titolari di Mister Pianges sono Gargano, Ricciardi, Tantillo, Fanduzza, Turano, supporta, Terrasini, Terzo, Ilarda, Ricciardi, Graziano. Il match è appena cominciato, saranno 2 tempi da 40 minuti ad accompagnare questa mattinata soleggiata per una domenica di gennaio. Attenzione, c'è stato un rinvio profondo, subito il Monreale aggressivo, portiere il numero 1 Logalbo del CUS ha già ciuffato il suo primo pallone facendo ripartire subito i propri compagni. C'è già stato contatto e fallo. Ringraziamo intanto gli sponsor che supportano la famiglia del Monreale. Tecno Naval supporta, Nino Ballerino e Rao Rappresentanze. Calcio di punizione, il primo del match con la lunga battuta verso l'area di rigore del Monreale. Attenzione, una mischia furibonda, devono mettere fuori i ragazzi in maglia azzurra. Deviazione, vediamo un po', rimessa laterale per il Monreale. Palla in avanti, altra deviazione, l'ultimo a toccare è stato il numero 4, Kouki Mohamed per il CUS. Monreale che gioca in verticale a cercare le sponde in avanti, altro contrasto, un paio di palle stile ping pong, poi c'è un fuorigioco degli attaccanti di casa, si riprenderà con una battuta per il CUS in zona di difesa. Sarà direttamente Logalbo a riprendere il gioco, mentre il CUS si riversa nella metà campo della Monreale. Rinvio profondo, colpo di testa a staccare di Graziano, palla vagante, respinta dal retrovia e maglia celeste. Adesso duelli aerei, palla che schizza via durante un paio di contrasti. Attenzione, palla in avanti, tutto regolare, no, arriva poi il fuorigioco mentre era andato in gol numero 7, supporta Federico, però la posizione era di offside, non si può parlare di gol annullato perché l'arbitro aveva fischiato prima. Prima occasione per il Monreale, vanificata dalla posizione irregolare.
Sarà direttamente Lo Galbo nuovamente a riprendere il gioco affinché il Monreale e il CUS possa salire e guadagnare metri. Vedete Lo Galbo che chiama la squadra alta, rinvio profondo, colpo di testa di Gazziano, palla vagante, raccolta, altra palla che schizza via, prova a smistare Ricciardi in avanti, cercare la giocata lontana, c'è stato un tocco maldestro del numero 6, maglia gialla di Mistretta, che ha provato l'aggancio aereo complicato, palla che schizza in rimessa laterale per il Monreale. La palla in area di rigore, attenzione, palla vagante. Poi la mezza rovesciata. A evitare il calcio d'angolo. Danna evita il calcio d'angolo, ma non può evitare la rimessa laterale del Monreale. Palla messa in mezzo. Raccolta il destro, chiuso male, non c'è fuorigioco. Sì, c'è anche qui posizione di offside di Terzo, che aveva provato a girarsi a calciare. Nulla di fatto anche questa volta. Queste prime battute sembra avere più grinta, leggermente più grinta il Monreale, che ha già creato due occasioni da gol, anche se in maniera irregolare. Qui la palla respinta, contrasti aerei, la palla schizza via, ancora in avanti, allontanata dalla difesa in maglia gialla, colpo di testa, ancora una volta zona di centrocampo, tanti duelli aerei. Poi la giocata in avanti da parte di Ruffino a cercare Schiavo. Ancora Schiavo, sembra averla meglio, la tiene anche in gioco, va ad accorciare Gazziano, se non erro, con un ottimo intervento, è rimasto giù Schiavo. Intervento deciso di Gazziano. Senza pensarci due volte è entrato in scivolata, ha deciso sul pallone. Schiavo si era fatto per un attimo male, sembra già essersi rialzato. Non è finito comunque l'attacco del CUS, rimane alto con Danna, pronto a rimettere in gioco in rimessa laterale. Palla giocata corta, ancora Danna prova a mettere il traversone. Danna, colpo di testa, attenzione, la palla allontanata, raccolta ancora una volta dal CUS, la mezza rovesciata, Gazziano senza paura, c'è gioco pericoloso. Saliamo, saliamo. Gazziano ha guadagnato questo calcio di punizione, senza paura si è fiondato con la testa. Quindi rimessa dal fondo da parte di Gargano. Anche qui chiama la squadra alta. Palla in profondità, Ricciardi prova a girarsi, lo fa bene, attenzione, palla in verticale, il portiere esce fino al limite. Ottima giocata di Ricciardi Francesco, che si è girato in un fazzoletto e poi ha provato la verticalizzazione con Lo Galbo attento. Ricordiamo che il Monreale, in caso di vittoria, ha la possibilità di scavalcare in classifica il CUS, poiché le due squadre si distanziano di un solo punto. Attenzione, palla che schizza via, deve uscire Gargano, palla che si impenna, rimessa in mezzo, ancora una volta la difesa in maglia azzurra respinge. Rimessa laterale per il CUS con Pirrera, in avanti, colpo di testa dei centimetri di Ruffino, che ha provato la torsione, palla in avanti, altra palla girata verso Ricciardi, che è velocissimo, attenzione Ricciardi, costo costo col sinistro, mette in mezzo, palla troppo facile per Lo Galbo. Erano leggermente in ritardo i propri compagni, ha provato quindi il sinistro ad incrociare. Monreale recupera subito le seconde palle. Messo la palla in avanti, c'è il contrasto, vediamo un po'. C'è un calcio di punizione a favore del CUS all'altezza di centrocampo. Andrea. Calcio di punizione con il CUS che si sposta nell'area di rigore di Gargano, palla allontanata dalla difesa in maglia azzurra, Ciccio. raccolta, è giocata in avanti a vuoto, c'è Ricciardi sulla palla vagante che prova a controllare, la tocca in rimessa laterale Mistretta, rimessa laterale per il Monreale.
Palla giocata in verticale, colpo di testa nuovamente di Mistretta, palla che finisce fuori, altra rimessa laterale per il Monreale che guadagna metri. Angelo! Basta avanzare. Ancora Mistretta che vince tutti i duelli aerei, si ripropone Ricciardi Gabriele in rimessa laterale, mentre il pallone ha scavalcato la rete, se ne attende un altro per rimettere il pallone in gioco. Ricciardi Gabriele con le mani in area di rigore, colpo di testa, palla che si impenna, altro colpo di testa, attenzione, è finito un giocatore a terra dopo il duello aereo, si continua a giocare, adesso l'arbitro se ne accorge e ferma il gioco. Vediamo che dopo lo scontro aereo il giocatore è rimasto a terra del CUS, sembra nulla di grave, si va a sincerare Ilarda dopo lo scontro di gioco, è andato a dare la mano molto sportivamente. Si riprenderà con, se non era il possesso del CUS, esatto, palla verso Lo Galbo. Il direttore di gara ha fermato il gioco perché dopo lo scontro aereo il giocatore è rimasto a terra, quindi sempre molto pericoloso, meglio attenzionare quando ci sono scontri aerei. Qui c'è una trattenuta, vediamo un po', il direttore di gara dice fallo a favore del CUS, forse ha visto una trattenuta di troppo. Andrea! Calcio di punizione per il CUS. Tutto pronto. Destro in profondità, direttamente verso Gargano. Attenzione alla palla che si infila in rete. La rete del numero 2. Pirrera ingannato dalla finta col destro, se non erro, del numero 10 Viola, che manda a vuoto Gargano per il vantaggio del CUS. Ale, concentrati, eh? Andrea! Veloce Andrea! 0 a 1 CUS targato Pirrera, direttamente da calcio di punizione con Viola che ha ingannato Gargano, pensava potesse battere col destro, invece la palla poi non è arrivata a toccarla e si è infilata in rete. Vantaggio CUS, adesso la squadra di Mister Pianges deve inseguire, intanto Tantillo col sinistro in profondità, colpo di testa, palla che si impenna, colpo di testa dei centimetri di Viola, rimane ancora lì la palla, scusate il ruffino, intanto si continua a giocare sotto le proteste del Monreale che chiedeva un calcio di punizione, palla in avanti, attenzione, forse c'è fuori gioco non da parte del direttore di Carlo, lo chiama adesso, c'era ruffino oltre la linea di difesa azzurra. Incredibile il vantaggio del CUS passato in avanti molto casualmente. Rinvio della difesa in avanti verso Ricciardi, contrasto con Pirrera, attenzione, prova a lanciare le lunghe leve di Ruffino, la tiene anche in campo, attenzione Ruffino, uno contro uno, palla messa in mezzo col sinistro, troppo morbida verso Gargano, palla telefonata questa qui, subito allargato verso Ricciardi Gabriele, in avanti a giocare con Ilarda, prova il cambio gioco, Pirrera, altra palla verticale provata da Fanduzza, ne esce bene Mistretta, c'è contatto e fallo. Mistretta è andato a valanga verso Ilarda che guadagna calcio di punizione, rimane a terra. Bella partita fino adesso, ritmi alti, 1-0 CUS, direttamente da 40 metri circa Pirrera l'ha infilata in rete, complice la finta di Viola che inganna Gargano. Calcio di punizione per il Monreale, più o meno la distanza è quella con cui andate a segno il CUS, battuta in rete, tiro da dimenticare,
sarà Lo Galbo a riprendere con la rimessa dal fondo, mentre arriva qualche nuvola a coprire il sole anche solo per un attimo. Lo Galbo, palla in avanti, colpo di testa, trattenuta la maglia di Terrasini, che comunque è riuscito a toccare in duello aereo. Monreale che guadagna un'altra rimessa laterale. Una giocata in verticale, trattenuta, vediamo un po', calcio di punizione a favore del Monreale. Questa volta è stato trattenuto e strattonata la maglia di Terzo. Guadagna un calcio di punizione più o meno dalla posizione di prima. Sul punto di battuta Terrasini, Ivan, classe 2006, tutti in area di rigore le torri del Monreale. Attenzione, traversone in area di rigore, colpo di testa, buona la torsione se non erro di Ricciardi Gabriele, palla che comunque finisce fuori un metro dal palo protetto da Lo Galbo. Sicuramente è difficile tornare a disputare una partita dopo un mese di stop tra la sosta natalizia e il prolungamento causa Covid. Potrebbe essere difficile tornare in campo, potrebbe essere anche una motivazione in più per scendere più, con più grinta. I ragazzi stanno dimostrando di aver voglia di giocare con ritmi alti sin dall'inizio. Palla in verticale a cercare la velocità di Terzo, che la mette in mezzo, Lo Galbo respinge. Ancora Monreale che protegge questa rimessa laterale. Salito Tantillo per giocare questa rimessa con le mani. Tantillo fa la giocata in mezzo, respinta ancora una volta, viene scavalcato dal rimpallo Terrasini. Ancora Tantillo che va a lottare, palla messa in mezzo, attenzione sul secondo palo, col destro la battuta, se non erro, di supporta con la parata di Lo Galbo. E poi dalla distanza, tentativo deleterio, occasionissima per il Monreale con il traversone di Tantillo che ha pescato sul secondo palo capitan supporta. È stato bravo Lo Galbo a rimanere in piedi fino alla fine e a respingere l'attacco monrealese. Lo Galbo pronto al traversone, raccolta dal Monreale con Ricciardi che prova ad appoggiare verso Tantillo. Tantillo prova a rimettere subito in mezzo per la palla in entrata, attenzione, buona la diagonale di difesa di Mistretta, ha perso tempi di gioco preziosi, se non erro Terzo poteva calciare direttamente in porta. Calcio d'angolo Monreale con Terrasini che gioca a corto per il proprio compagno Fanduzza, prova la battuta, respinta ancora Terrasini, lascia scorrere in rimessa laterale per una giocata un po' più tranquilla del Monreale. Sale Tantillo nuovamente a giocarla, Monreale che alza un po' il baricentro dopo aver subito il gol. Palla in mezzo, molto lenta e prevedibile, Lo Galbo comunque riesce a toccare solamente con le dita. Adesso prova a difenderlo supporta, c'è stata la carica decisiva di Danna e respinge l'attacco di supporta in rimessa laterale. Palla che si impegna, attenzione, colpo di testa, la rete e il pareggio del Monreale. Se non ero andato in gol Ilarda con il colpo di testa dal nulla, va a pareggiare il Monreale.
1-1 con la rete di Ilarda, colpo di testa dal nulla, nessuno se l'aspettava. Poi qui c'è un cartellino giallo per Ricciardi Gabriele, qualche parola di troppo. Mentre la propria panchina va a lamentarsi con il giocatore perché vuole tranquillità. In effetti la partita è molto tranquilla e molto equilibrata, non c'è motivo di protestare. 1-1 targato Ilarda, il vantaggio del Cuso è durato qualche minuto. Ilarda dal nulla ha incornato una palla vagante battendo Lo Galbo, quindi nuovamente questione di parità. Intanto Gazziano va a coprire questa palla sulla carica di Pirrera, che dalla difesa è passato in attacco. Grande reazione del Monreale, l'avevamo detto sin dall'inizio che le squadre hanno iniziato la gara con ritmi altissimi e fino adesso non ci stanno deludendo. Tanto palla profonda, respinta dalla difesa del Cus. Gazziano, ancora Gazziano, palla in avanti, colpo di testa ad allontanare Di Mistretta, c'era Terzo pronto ad agganciare questo pallone vagante. Rimessa laterale per il Monreale. Adesso, oltre ad aver trovato il pari, ha avuto anche un'iniezione di fiducia. Attenzione, palla vagante, il Cus la deve uscire in qualche modo e lo fa con una girata di Calisti. Rimessa laterale, Tantillo con le mani in avanti, la mette giù solo per un attimo, poi Ricciardi si allunga un po' troppo il pallone. Supporta, va a terra, tutto regolare, è rimasto a terra Capitan Supporta, adesso si rialza mentre Lo Galbo è pronto al consueto rinvio profondo. Vediamo il pressing alto del Monreale, attenzione a Ricciardi, ancora buona la copertura in zona di difesa da parte di Ribuffo. Monreale che sembra avere un appiglio in più in fase di pressing, presso davvero alto il Cus, mettendo in seria difficoltà la squadra ospite. Intanto Lo Galbo, rinvio, palla vagante, toccata solamente un attimo da Ruffino, altra palla vagante, questa volta Ricciardi la controlla in mezzo a tre, la recuperata Pirreira allontana la velocità di Gazziano, seguito da Schiavo. Gazziano deve attenzionare questa situazione, poi vediamo un po'. Gazziano con un colpo di genio fa carambolare il pallone sugli avversari e quindi rimessa laterale per il Monreale con Tantillo. Con Tantillo che grida di farsi vedere. Tantillo, giocata in verticale, palla proprio vicino a noi. Hanno dovuto un attimo abbandonare la postazione perché i giocatori erano davvero vicino a noi e quindi abbiamo rischiato di intralciare il gioco. È già ripreso il match, palla dall'altro lato, giocata con le mani a cercare Fanduzza che prova a coprire Tantillo. Eccolo qui Tantillo col sinistro dalla distanza, Lo Galbo, tiro telefonato questo qui di Tantillo. Conosciamo le prodezze del terzino sinistro del Monreale. Intanto Lo Galbo, rinvio profondo, Ricciardi precedentemente ammonito per proteste, palla in avanti, allontana Ribuffo. Qui c'è un contatto a favore del Cus, provato a giocare veloce Terrasini, ma il calcio di punizione a favore del Cus con Viola che è rimasto a terra dopo un duello aereo se non erro. Ivan! Lui! Ce
Calcio di punizione per il CUS, col destro in area di rigore. Attenzione, il colpo di testa, la palla rimane lì e poi allontana Gazziano in qualche modo. Palla raccolta col destro, palla che si spegne sopra la traversa. Ci ha provato il numero 8, Tarantino Diego, per il CUS. Opportunità per gli ospiti del Bonocore. Tanto Tantillo rinvia in profondità, non arriva ad agganciare terzo. Poi la palla girata nei pressi di Ricciardi Gabriele, che potrà usufruire di una rimessa laterale. Palla in avanti verso Capitan Supporta, che viene trattenuto. C'è calcio di punizione per il Monreale. Poco fa c'è stata un'occasione da parte del CUS con Tarantino. Ricciardi, rinvio in area di rigore, colpo di testa ad allontanare con i centimetri di Ruffino. Dato Schiavo, prova a controllare in mezzo a due. Schiavo prova ad allargare, Tantillo in qualche modo, poi Fanduzzi anticipato. Calcio di punizione a favore del Monreale con il contatto. Le proteste di mister Di Francesco Giuseppe per il CUS, che non ci sta su questo fischio. Sembrava effettivamente che il CUS avesse preso prima il pallone e poi Fanduzza. Tanto la palla in area di rigore con la difesa in maglia gialla che deve allontanare. In qualche modo riesce a servire Pirrera. Ancora il dialogo col numero 2 che si gira e apre con l'esterno destro dall'altro lato. La palla sembra essere troppo profonda per essere agganciata, mentre Ricciardi Gabriele copre la rimessa laterale. Colpo di testa in avanti, dialogo, attenzione, prova a far tutto da solo il numero 10 Celeste. Ilarda ha provato a smarcarsi, tanto Tantillo, duello aereo con Schiavo. Gazziano, ottimo intervento, poi non riesce a controllare. C'è la rimessa laterale per il CUS. Pirrera, pronto a battere e giocare questa rimessa laterale. Pirrera a vuoto i centimetri, poi prova a giocare il numero 9 Ruffino, colpo di testa in mezzo al campo da parte di Cocchi. Ricciardi prova ad allargare verso Tantillo, preso in controtempo. Rimessa laterale nuovamente per Pirrera. Pirrera in avanti a cercare Ruffino, questa volta vince il duello aereo, spinto Ilarda alle spalle. L'occhio lungo del direttore di gara, c'è la chiamata, il calcio di punizione a favore del Monreale. Gazziano col sinistro in profondità a cercare Ricciardi, palla appoggiata verso Tantillo, poi Schiavo, il contrasto con Fanduzza, prova a girare la palla viola verso Ruffino, attenzione Gazziano protegge l'uscita di Gargano. Buona la giocata in verticale da parte del CUS, buona anche la diagonale difensiva di Gazziano. Tanto Ricciardi Gabriele prova a portare palla, lancio in avanti a cercare il numero 9 terzo, che perde il duello aereo. Poi c'è stato un tiro dalla distanza con Logalbo che controlla sulla battuta a terra. Logalbo adesso la mette giù, prova a pressare terzo, palla rinviata, Schiavo solo per un attimo. Fanduzza apre nuovamente in avanti, Cocchi, deviazione di Fanduzza. Tantillo col destro, anche se non è il suo piede preferito. Le torri vanno a vuoto, attenzione, Supporta, buona la difesa di Danna, che poi prova subito a lanciare Ruffino. Poi a completare il disimpegno il numero 5 Turano in fase di difesa. Buona copertura da parte di Turano in una situazione leggermente difficile.
Ruffino, uno contro uno con Ricciardi che gli dà parecchio fastidio. Ruffino si lamenta con l'arbitro per una presunta trattenuta, non è d'accordo il direttore di gara, si è ripreso con una rimessa laterale con Ilarda che gira col sinistro nella terra di nessuno, prova a dar fastidio Tantillo, palla in avanti raccolta dal numero 7 Calisti che ha provato la giocata in verticale. Tantillo palla verso Ricciardi Francesco, la sterzata di Ricciardi, prova a salire Ricciardi, si mette in proprio, trova il muro di Pirrera, qui Gazziano di testa, ancora Ricciardi che non molla l'osso e tenta la battuta, forse c'è un controllo di mani di Ricciardi visto dal direttore di gara, quindi calcio di punizione a favore del CUS, sempre con Logalbo che prende metri. Logalbo, la sua rincorsa, palla battuta, deviazione da parte di Tarantino, palla vagante allontanata da Ilarda, Ricciardi prova a dialogare con Terzo, Mistretta fa buon lavoro di difesa, ancora Tarantino, giocata in verticale, poi vediamo fuori gioco. C'era praticamente il numero 8, se non erro Tarantino, che era in posizione regolare, poi ha giocato verticale, ovviamente i compagni erano avanti, si è fatto male un giocatore del Monreale che è rimasto a terra, il CUS non si ferma, attenzione Tarantino, poi è andato a rinviare in rimessa laterale la palla, vediamo il giocatore del Monreale ancora fermo. Si è accasciato nuovamente a terra per un problema, se non erro è Ricciardi Gabriele che è rimasto a terra dopo lo scontro di gioco, per un attimo si era ripreso e rialzato, poi si è accasciato nuovamente a terra dopo lo scontro di gioco, c'era la palla in avanti per il CUS, diagonale di difesa buona da parte di Tantillo che ha messo in rimessa laterale, adesso siamo fermi per attenzionare la situazione di Ricciardi Gabriele, l'unico giocatore ammonito tra l'altro per proteste. Intanto vediamo passare Pirrera, autore del gol del CUS, poi Ilarda per il Monreale è andato a trovare il pareggio. Ricciardi adesso si rialza, sembra nulla di grave per terzino destro del Monreale. Tutto a posto per Ricciardi che ovviamente attualmente si è accomodato fuori il rettangolo di gioco in attesa dell'autorizzazione del direttore di gara per poter rientrare. Attualmente il Monreale è in 10, si riprenderà con la rimessa laterale da parte del CUS. Sul punto di battuta il numero 2 maglia gialla Pirrera Lorenzo. Pirrera con le mani prova a cercare i centimetri di Ruffino, palla in area di rigore, attenzione il destro di Schiavo, smorzata l'iniziativa da parte di Turano che ha fatto buona guardia su Schiavo. Calcio d'angolo per il CUS, se non era il primo calcio d'angolo per gli ospiti, ma scusate, addirittura rimessa laterale. Ruffino va a duellare con Gazziano, gioco pericoloso, calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore decretato dal direttore di gara su questa rovesciata di Gazziano che è andato a colpire il volto di Ruffino che si era accasciato a terra. Vediamo adesso che già Ruffino si è rialzato dopo il fischio del direttore di gara, calcio di rigore incredibile. Quando siamo quasi allo scadere del primo tempo, il CUS ha la possibilità di tornare in vantaggio dal dischetto degli 11 metri. Rigore guadagnato da Ruffino con la rovesciata di Gazziano. Forse, a mio parere, è un fischio troppo generoso qui del direttore di gara. Gazziano sembrava essere arrivato nettamente in anticipo sulla palla.
Gargano contro Calisti. Capitan Calisti, Stefano. Possibilità per il Cus. Attenzione, tutto pronto. Calisti, la rincorsa col sinistro ed è 2-1 Cus. Calisti porta in vantaggio nuovamente la squadra ospite. Ale, non perdiamo la testa che la recuperiamo di nuovo, dai. Lo 1 Cus con il calcio di rigore, a mio parere troppo generoso, decretato da parte del direttore di gara la rovesciata di Gazziano ad allontanare. Qui c'è una carica di Tarantino verso Ilarda che è rimasta a terra. Ancora mister Di Fresco che ha qualcosa da dire al direttore di gara mentre Ilarda è rimasto a terra. Di Fresco si lamenta su questa chiamata. A mio parere questa la chiamata è corretta, lo scontro di gioco ci poteva stare. Mentre Ilarda si rialza, nulla di grave per fortuna. Adesso il Monreale, dopo aver trovato il pari proprio con Ilarda, ha giocato 20 minuti circa combattendo sui vari fronti, si ritrova in svantaggio con il calcio di rigore realizzato da Calisti quando non dovrebbe mancare tanto alla fine del primo tempo. Gioco riprende adesso con la battuta di Terrasini per il Monreale. Terrasini col destro, palla in avanti sul secondo palo, è proprio Gazziano a colpire di testa ma non riesce a dare forza e precisione a questa palla. Rimessa al fondo per Logalbo che prende qualche secondo di tempo. Logalbo, la girata verso Pirreira, c'è Ricciardi che prova ad accelerare con l'ottima chiusura in velocità di ribuffo. Maldestro il rinvio di Logalbo. Palla in avanti. Girata da supporto in area di rigore, Logalbo in due tempi, c'era pericoloso Ricciardi, intanto Logalbo colpisce nuovamente male esterno destro. Quindi rimessa laterale per il Monreale con Tantillo che prende qualche metro, il direttore di gara rettifica la posizione di Tantillo con le mani, palla in avanti a cercare terzo. Vediamo chi è l'ultimo a toccare, l'ultimo a toccare è proprio terzo, rimessa laterale per il Cus. Palla in avanti, attenzione. Lamentele di Falduzza perché Ruffino è andato a fare ponte, secondo il direttore di gara non è così. Tanto Pirreira, palla in avanti, stop di Terrasini, palla giocata in verticale, Ricciardi prova a dar fastidio alla difesa in maglia gialla ma la palla è troppo lunga e Logalbo in presa comoda. Logalbo col destro in profondità a cercare i centimetri solidi del numero 9, palla allontanata da Gazziano, colpo di testa a liberare, recupera comunque Supporta che prova ad accelerare, attenzione Supporta, poi la palla allargata verso Tantillo, leggermente lunga, Tantillo prova a lottare per tenerla in campo, in mezzo a due giocatori, Tantillo sembra avere la meglio, attenzione Tantillo, Tantillo cade in area di rigore, direttore di gara dice di no, si continua a giocare con il Monreale che ha provato a protestare.
Lo Calbo, palla in avanti, colpo di testa di Schiavo che prova a appoggiare verso Viola. C'è contatto e fallo a favore del Cus. Il mister Piangessi che ovviamente si va a lamentare su questo contrasto. Un po' di nervosismo in campo, di verbo verbale tra i giocatori, mentre il direttore di gara va a ammonire sia Ilarda, se non erro, sia Ilarda che Viola. Volano cartellini gialli non per cattiveria ma per proteste. Direttore di gara a colloquio con la panchina del Monreale. Tornata la tranquillità in campo. Calcio di punizione. Sul punto di battuta Ciccio Tarantino. Come sta? Stacca dalla difesa Ricciardi, Francesco, l'unico uomo in avanti per il Monreale. Va bene qua, ciccio, ciccio. Attenzione, Tarantino col destro direttamente in porta, palla che si impenna e finisce oltre la rete. Rimessa dal fondo per Gargano quando siamo agli sgoccioli del primo tempo, 2-1 Cus. Gargano. La giocata corta, tocco di ritorno verso Gargano, rischia il Monreale in questa frangente. Falduzza prova a duellare con Calisti, Falduzza poi allontana, supporta, appoggia in qualche modo verso terzo, ancora supporta, prova ad accelerare la velocità del numero 7, arriva comunque prima il numero 3, Danna, a chiudere tutto quanto. Palla vagante raccolta da Calisti che allontana dove non ci sono gli attaccanti a raccogliere, quindi altra rimessa laterale per il Monreale. Altra palla respinta, Tarantino non arriva ad agganciare, altra rimessa laterale per il Monreale. Colpo di testa a cercare terzo, duello, ancora la meglio la difesa del Cus. Altra rimessa laterale per il Monreale. Cus respinge l'attacco monrealese con Viola che ha provato a girare palla, poi la palla allargata verso Ricciardi, tocca in verticale per Capitan Supporta che prova a girarsi in un fazzoletto, c'è la buona guardia, vediamo un po', rimessa laterale per il Cus, il Monreale voleva un calcio di punizione sull'aggressività di Danna, secondo il direttore di gara è tutto pulito. Danna tocca in verticale verso Ruffino. Adesso un altro fischio a favore del Cus. Si anima la panchina del Monreale che non è d'accordo nuovamente su questo fischio. Ora Ciccio, ora le lamentele della panchina del Monreale verso il direttore di gara che prova a rimettere ordine senza estrarre i cartellini gialli. Attenzione, cartellino rosso. No, vabbè, no, non ci... cartellino rosso per Mister Pianges. Andrea! Che caccia via, Andrea! Viene cacciato via. Ciccio! Ciccio!
c'è Federico. Allontanato dal campo mister Pianges dopo diverse proteste, il direttore di gara ha deciso di estrarre direttamente il cartellino rosso. Ciccio! La guida principale il Monreale sotto nel risultato con mister Pianges espulso. Bisogna tenere nervi saldi se si vuole ribaltare questa partita. Alessio! Ale! Mi fai calmare? C'è Federico se deve protestare. Si aspetta che mister piange se abbandoni il campo. Raga, vi ammonisce a voi, vi butta pure a voi. Avete visto il cartellino facile? Basta! Basta Ciccio, c'è Federico a protestare, c'è mister Antonio. Basta! Adesso... Siamo a ribaltarla. Prende una brutta piega la partita del Monreale che è sotto il risultato con mister Pianges espulso. Alla guida adesso mister Barcellona, tanto il rinvio qui direttamente in area di rigore. Attenzione, la palla schizza via Gargano, la palla si infila in rete, 3-1 Cus. Se non erro è andato a toccare Schiavo con la punta del piede per il 3-1. Cus, gol fotocopia, finisce intanto il primo tempo, gol fotocopia nel finale per il Cus, come se fosse stato il primo gol, e quindi 3-1 fine primo tempo. Rimanete sintonizzati per seguire gli ultimi 40 minuti di gioco, a tra poco.
Eccoci qui con gli ultimi 40 minuti di gioco tra Monreale e Cus. Il Monreale sotto per 3-1, il gol di Pirrera del Cus a sbloccare le marcature nei primi 10 minuti di gioco con una punizione da lontanissimo sfiorata da Schiavo che inganna Gargano, poi il pareggio di Larda con un colpo di testa, il calcio di rigore di Calisti realizzato per il Cus proprio prima del duplice fischio, altra punizione da lontanissimo questa volta toccata da Schiavo con la punta che infilza nuovamente Gargano. 3-1 il risultato parziale. Il Monreale perde anche Mister Pianges che viene espulso per proteste. Adesso partita e secondo tempo tutto in salita. Ricciardi, palla giocata per Ilarda, ancora Ricciardi in avanti il Monreale, c'è uno spintone alle spalle di Ribuffo, quindi calcio di punizione per il Cus. Invio dal fondo per Logalbo con questo calcio di punizione. Logalbo, palla in profondità, colpo di testa di Schiavo che spinge alle spalle il giocatore del Monreale. Intanto Ricciardi prova a dar fastidio a Logalbo, attenzione Ricciardi in qualche modo prova la battuta in acrobazia, nulla da fare. Rimessa dal fondo nuovamente per Logalbo. Logalbo, palla in profondità, colpo di testa del neo è entrato, c'è stato un cambio nel Monreale, è entrato Puccia col numero 14, Puccia Alessandro. Intanto c'è un altro calcio di punizione a favore del Cus. Punto di battuta, il solito Ribuffo. Dati al 4, Gabri! Ribuffo, rinvio profondo, provato a cercare i centimetri di Ruffino, attenzione, altro destro improvviso di Schiavo che spunta nuovamente dal nulla e sigla il 4-1. Praticamente tre gol fotocopia per il Cus che col solito rinvio profondo va a pescare Schiavo che tocca in rete per la doppietta personale e il gol del 4-1 a favore del Cus. Adesso partita in super salita per il Monreale che deve recuperare tre reti per il pareggio, 4 per passare in vantaggio. Intanto terzo, poi Cocchi, palla in avanti, attenzione, Ricciardi in area di rigore, Ricciardi colpo di testa, Logalbo la fa sua. Logalbo, rinvio profondo, prova a mettere giù Calisti, Puccia va a lottare, vediamo l'ultimo a toccare chi è proprio Puccia, ancora il Monreale che va a protestare col direttore di gara, poi rettifica per la punizione, per il calcio, scusate, per la rimessa laterale del Monreale, un po' di nervosismo tra i ragazzi adesso. Tantillo, palla in avanti, allontana la difesa in maglia gialla, palla in avanti a cercare la velocità, Gargano protegge l'uscita, poi rinvia in qualche modo, è entrato anche in fase di difesa se non erro il 15, Conan per il Monreale, intanto il colpo di testa di Larda, Ricciardi prova a girare verso... supporto che non è arrivato sul pallone, intanto Ilarda riesce a girare per Ricciardi, pressato altissimo, attenzione, i ragazzi si schiantano sulla rete. Diego! Diego!
cambio nelle file del CUS. Finisce la partita del numero 8 tarantino Diego, che era ammonito. Quindi finisce la partita di tarantino Diego, che il mister preferisce riservare per le prossime partite, poiché è stato ammonito, se non erro, quindi preferisce far entrare una riserva, visto che Tarantino è molto acceso. Al suo posto è entrato il numero 15, terzo Danilo. Vai terzo! Palla in avanti. Col numero 3 Tantillo a disposizione della rimessa laterale. Tantillo con le mani per Puccia, c'è un cambio su questa rimessa laterale battuta in malo modo da parte di Tantillo, quindi rimessa laterale questa volta a favore del CUS. Con le mani Pireira a cercare Ruffino, il Monreale prova a giocare. Ancora Ilarda, attenzione, dribbling stretto, poi la palla viene rubata, ripartenza con Schiavo, posizione regolare, Conan lo insegue, lo spinge, attenzione, forse c'è fallo, tutto regolare, mentre Gazziano in mezza rovesciata. Rimessa laterale per il CUS con Danna davanti a noi, con le mani cerca Ruffino, c'è la trattenuta di Conan, non secondo il direttore di gara. Ricciardi, palla in avanti a cercare l'altro Ricciardi, col destro prova a girare, trova l'incornata di Pirrera. Ancora Gazziano, Conan prova a dargli aiuto, c'è fuori gioco di Ruffino. Le proteste di Giuseppe Di Fresco, secondo lui non c'era fuori gioco, attenzione Ricciardi, prova a lottare con Danna che usa il fisico, Ricciardi col destro la mette in mezzo in qualche modo, c'è la palla che comunque era finita oltre la linea, quindi rimessa dal fondo per Lo Galbo. Lo Galbo riprenderà con la rimessa dal fondo. Lancio in profondità di Lo Galbo che cerca Schiavo, autore di una doppietta. E qui il fallo è a favore del CUS. Sul punto è battuta Pirrera. 4-1 CUS, deve accelerare la squadra di casa se vuole dare, vuole spronare il match. Palla lunga, Puccia di testa per terzo, colpetto, prova a controllare, ancora terzo, paio di calcioni, poi Ricciardi prova a lanciare, Schiava ancora una volta in mezzo al gioco, prova a girare verso Ruffino mentre Gazziano copre l'uscita di Gargano. Ricciardi, palla in profondità, Cocchi, altra palla verso Ruffino che dice no, il direttore ha detto no, non è in fuorigioco, è dovuto intervenire Gargano a respingere nuovamente l'attacco, questa volta c'è fuorigioco di rientro di Ruffino. Conan col destro in profondità, Cocchi tocca in qualche modo, comunque rimessa laterale per il Monreale con Tantillo che prova a giocare in avanti, qui c'è un calcio di punizione, rigore, rigore a favore del Monreale, rigore a favore del Monreale. Onestamente, anche se siamo del Monreale, direi che anche questo fischio è stato molto generoso da parte del direttore di gara. Rigore per il Monreale, non sappiamo
ovviamente cosa abbia fischiato. Se devi uscire. Sul punto di battuta Ricciardi col numero 11, Ricciardi Francesco. Vediamo se potrà riaprire il match con il gol del 4-2. Attenzione, Ricciardi col destro spara altissimo. Ricciardi e si divora l'occasione per riaprire il match. Incredibile. Dai Ciccio, non ti preoccupare Ciccio. Opportunità sprecata da Ricciardi. Sì! Si riprende con la rimessa laterale di Logalbo. Mentre Ricciardi cambia fascia con supporta. Fede davanti, Fede. Ti arriva qui. Tanto c'è stato un cambio nelle file del Monreale. Esce Gargano, entra Fama tra i pali. Saliamo, saliamo! Palla in profondità, battuta in malo modo, rimessa laterale per il Monreale che rimane proiettato in avanti con Tantillo. Poco fa occasione sfumata da parte di Ricciardi sul calcio di rigore. La palla rimane lì, attenzione, Ricciardi che prova a girarsi, ancora lui, il numero non riuscito. Intanto il numero 16, anche lui neo entrato del match, Giordano Antonino per il Monreale. Puccia, palla in avanti a cercare Ricciardi che ha cambiato fascia con Capitan Supporta. Intanto la palla riconquistata da Pirreira, allontana la difesa in maglia gialla, c'è fuori gioco di rientro da parte di Schiavo e le proteste della panchina del CUS. Palla battuta nell'area di rigore del CUS, colpo di testa, la palla schizza via, la chiama a gran voce Logalbo sotto la copertura di Danna. Logalbo. Andrea, posizione, Andrea, sei pure in posizione. Palla lunga a cercare i soliti centimetri di Ruffino. C'è fallo in attacco da parte di Viola, quindi calcio di punizione per il Monreale, da rettificare la battuta secondo il direttore di gara. Fede, interno, Fede, sei esterno così. Passa la Luciano, gioca. Si muove la panchina monrealese, intanto il rinvio di Falduzza, palla in avanti, Tantillo, attenzione, prova a rimetterla in mezzo, tocca male, rimessa dal fondo per Logalbo. Altra azione sfumata da parte della squadra di casa, che in realtà produce tanto ma capitalizza poco. Adesso Logalbo forse c'è un problema col pallone, chiede di cambiare il pallone mentre il Monreale ne approfitta di fare un cambio. Esce terzo, entra era possibile, vediamo il numero proprio davanti a noi, entra col numero 13 Pirrone al posto di terzo. Intanto Logalbo si riprende a giocare, palla in profondità, vai vai di nuovo, il numero 15 acquista il pallone terzo per il Cusi che poi prova a giocare per Viola. Fama respinge, Schiavo raccoglie sulla respinta, ancora Schiavo, ruba palla a Falduzza, poi terzo senza mezzi termini in rimessa laterale. Bravo terzo! Palla girata, attenzione!
adesso i nervi saltano per una pallonata sul volto verso Schiavo. Ovviamente non l'ha fatto apposta il giocatore del Monreale, abbiamo visto che ha provato a rinviare. Falduccia si va a scusare subito, mentre Viola ha avuto una brutta reazione spingendo l'avversario. Abbiamo visto tutti quanti che Falduccia non l'ha fatto apposta e cercava di rinviare. E giusto ha colpito Falduccia, ha colpito il volto di Schiavo, che comunque si è già ripreso. Fede, dai, Andrea, più alto. Calcio di punizione a favore del Monreale. Fede, interno! Con Falduccia che allarga per Ricciardi. Ancora Ricciardi col destro in profondità. Ha provato a cercare i centimetri di Ricciardi. La palla schizza via e si spegne in rimessa laterale a favore del Cus. Colpo di testa di Puccia, prova a prolungare il Monreale con la giocata di Giordano, poi Schiavo si riprende dalla botta, forse c'è un tocco di mani di Conan, è così. Schiavo, il giocatore più pericoloso del CUS, che sta mettendo in seria difficoltà la linea di difesa monrealese. Ha già siglato due gol, propiziando anche il primo gol sfiorando il pallone. Andrà battiato! Gesù Vittorio, siete attaccati. Sul punto di battuta Pirreira, vediamo se replicherà quanto successo nel primo tempo. C'è carica sul portiere da parte di Schiavo. Qui il Monreale ha provato a giocare velocemente, ma il direttore di gara dice: siete troppo avanti ragazzi, è da ripetere. Conan, palla allargata verso Ricciardi che prova a salire, c'è il tocco di Ruffino, non secondo il direttore di gara che lascia giocare, va giù Ruffino e c'è il fallo questa volta. Ci doveva essere fallo prima con Ruffino che avrà andato a scalciare le caviglie di Ricciardi Gabriele. Il direttore di gara sta lasciando sfuggire un po' di cose. Calcio di punizione per il CUS. Sul punto di battuta nuovamente Pirreira, che ha già segnato un gol da calcio di punizione, il primo a sbloccare il match grazie anche alla finta di Schiavo. Pirreira prende la rincorsa, la carcia in porta, palla che non si abbassa, rimessa al fondo per Famà. Cambio nelle file del CUS, vediamo chi esce e chi entra. Esce Ruffino per dar spazio in avanti, se non erro al numero 18 dovrebbe essere Domenico Varrica. Vai Domi! Confermo Varrica per l'ingresso del CUS. Intanto il gioco è ripreso con Ricciardi, la sterzata, ancora Ricciardi, la finta, palla in avanti a cercare la giocata verso Pirrone, poi Conan gira nei pressi di Tantillo che aggancia in qualche modo, poi Pirreira prova a lanciare, ci dovrebbe essere fuori gioco, il direttore di gara dice no, va bene, Viola col destro! Un po' di confusione secondo il direttore di gara che lascia giocare. Viola comunque aveva colpito il palo, ma comunque il direttore di gara, dopo aver dato qualche metro di vantaggio, ha deciso che era fuori gioco. Calcio di punizione per il Monreale che si salva in questa occasione. Conan
col destro in profondità, colpo di testa di Larda, arriva prima Cucchi, poi prova a prolungare verso Ricciardi. Ed è in mezzo, riempie l'aria! Sembra essere in vantaggio rispetto al numero 5 avversario. Ricciardi gioca per Tantillo, la deve mettere in mezzo, Tantillo va giù, rimessa dal fondo. Nulla da fare, rimessa dal fondo. Altro cambio nelle file del CUS, finisce la partita del numero 4, Cucchi Mohamed. Vediamo un po' chi entra al suo posto. Entra col numero 16, Randazzo Alessandro, classe 2007. Rinvio profondo di Logalbo. A vuoto Calisti, Schiavo va a lottare in mezzo a due, poi il rinvio di Randazzo nei pressi dell'entrata, attenzione, brutta carica. Brutta carica. E cartellino rosso per Famà. Cartellino rosso a Valanga sul numero 18 Barrica, che cade a terra e si rialza, poi si accascia nuovamente. Intanto cartellino rosso per Famà. E il Monreale non ha più portieri a disposizione, perché Gargano aveva dato il cambio proprio a Famà, che adesso viene espulso. Dalla panchina abbiamo sentito che dovrebbe andare in porta Tantillo. Quindi Monreale sotto il risultato di 4-1 senza mister Pianges. Adesso perde anche Famà giocando in 10 uomini. Problemi seri per il Monreale adesso. Vediamo mister Barcellona che addirittura entra in campo a dare un po' di ordine, che tutto il Monreale accerchiava il direttore di gara. Barriga dovrebbe essersi ripreso dalla brutta botta. Ancora Famà a protestare col direttore di gara. Viene allontanato di peso dai propri compagni. Ammonito anche il dirigente del Monreale. Ammonito anche il dirigente del Monreale, che era andato a protestare anche lui verso il direttore di gara. Monreale ha perso le staffe. In porta c'è finito Fanduzza, se non erro, e non più Tantillo. Altri cambi nelle file del CUS. Ormai la partita è archiviata a favore del CUS, che allontana la minaccia Monreale non solo nel risultato ma anche in classifica, perché le squadre si distaccavano di un punto. Intanto escono i numeri 2 e 3, ovvero Pirrera e Danna. Vediamo un po' appena possibile chi entra al loro posto. Entra il numero 14, Costa Alessandro. Non abbiamo capito chi è l'altro ad entrare. Dovrebbe essere entrato il numero 13 da Alessandro Alex.
Tanto calcio di punizione per il Cus. Il sinistro sopra la barriera, Monreale senza un portiere di ruolo, Fanduzza finito tra i pali con l'espulsione di Famà. Fanduzza. Chiama la squadra alta. Ah, scusate, c'è, quanto ho capito c'è stato un altro cambio. È uscito il numero 11 Schiavo dopo la doppietta. Migliore in campo del Cus. Perde spazio al numero 17 Viviano Marco. Ecco qui Fanduzza. Rinvio profondo. Tocca Ilarda solo per un attimo, poi supporta, prova ad andare via, la difesa in maglia gialla, palla allontanata soltanto per un attimo. Ricciardi prova a infilarsi in area di rigore, viene allontanata la minaccia del ribuffo. Ricciardi impenna il pallone verso l'altro Ricciardi, colpo di testa, palla girata da parte di Pirrone, troppo sotto il portiere, palla comoda per Lo Galbo. Andrea, palla profonda, va a proteggerla Conan aiutandosi con la rimessa laterale. C'è Calisti che appoggia poi per il compagno in rimessa laterale D'Alessandro. Palla in avanti a cercare Viviano, ancora la palla lì in mezzo a due, Viola, poi la palla girata da parte di Ricciardi, rimessa laterale ancora una volta per il Cus che sembra avere ormai il pallino del gioco tra le mani. Palla giocata verticale verso Viola, possesso palla ancora per il Cus, Ricciardi esce cattivo, c'è calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione da posizione interessante per il Cus, sul punto di battuta il numero 10 Viola. Viola direttamente in porta, palla altissima, rimessa dal fondo per Fanduzza. Tantillo gira in malo modo regalando la rimessa laterale al Cus. Va il numero 14 a giocare, stiamo parlando di Costa. Palla in avanti di supporta verso Ilarda. Ancora Ilarda, contrasto, palla girata verso supporta col petto, non riesce a passare l'ultimo baluardo, l'ultimo ostacolo, Sombrero, poi palla fuori. Trovato la giocata di stretta. Ricciardi, uno contro uno col destro, Lo Galbo, gran parata di Lo Galbo sul destro di Ricciardi. Tantillo con le mani, palla allontanata in calcio d'angolo da parte di D'Alessandro. Vele, rimani dietro, è salito Giampi. Tantillo col sinistro in area di rigore, colpo di testa di Larda, altra parata di Lo Galbo, protagonista di un paio di interventi importanti. Intanto Puccia col sinistro a giro, Lo Galbo la chiama e la fa sua. Crampi per vai, Fede, vai. Supporta. Incidenti. Lo Galbo, palla messa su, colpo di testa, provato la torsione, Viviano, palla che finisce in rimessa laterale per il Cus, per il Monreale che già ha seguito la palla. Attenzione, supporta prova a dar fastidio alla retrovia del Cus, ancora supporta che non molla l'osso, finisce giù il numero 14, tutto regolare, c'è la rimessa laterale per il Monreale, sale Ricciardi Gabriele. Ricciardi, palla in avanti,
Ilarda, deviazione di D'Alessandro e calcio d'angolo per il Monreale che sta tentando il tutto per tutto nonostante l'inferiorità numerica, nonostante non ci sia un portiere di ruolo. Marzio sul cerchio. Tantillo, palla messa sul secondo palo, troppo lunga per tutti, rimessa dal fondo. Lo Galbo riprenderà con la consueta rimessa dal fondo quando mancano più o meno 10 minuti alla fine del match. Intanto Conan, solo per un attimo, poi ha provato a dar fastidio Varrica. Palla fuori. D'Alessandro. Con le mani prova a girare Viola in qualche modo. Conan protegge il rimpallo, vediamo l'ultimo a toccare che è sfortunato il tocco di Conan e c'è calcio d'angolo per il CUS. Andrea, ma Ciccio rimane d'alto, sulla linea, conta. Sul punto di battuta Calisti, capitan Calisti, che ha realizzato il gol del 2-1 sul dischetto di rigore nel primo tempo. Tanto il sinistro in area di rigore, colpo di testa di Mistretta, non riesce a dare forza al pallone. Ricciardi, palla allargata in malo modo verso Pirrone. Il Monreale non riesce più ad uscire dal pressing avversario. Mai ha gettato la spugna da un po', intanto Viola, palla in avanti, rimessa laterale da parte del CUS proprio davanti a noi, deviazione di Pirrone, altra rimessa laterale per il CUS che guadagna metri, palla in avanti, Conan lontana e Viola preferisce la rimessa laterale per giocare con più tranquillità. Palla in area di rigore, attenzione, Conan allontana, la palla viene impennata, Ricciardi di testa prova a cercare l'altro Ricciardi che prova a prolungare verso l'alta, c'è prima di lui ad allontanare il numero 5 Ribuffo, la palla rimane lì ancora Ribuffo di testa, colpo di testa del numero 16 maglia azzurra Giordano che ha provato la giocata in avanti. Pirrone di testa a giocare verso Ilarda, Mistretta prima di tutti, ancora Giordano, poi Pirrone, solo per un attimo Conan deve togliere la minaccia da lì, era l'ultimo uomo per il Monreale, attenzione la palla schizza via, prova ad andare in velocità Barrica, poi portiere allunga D'Alessandro, raccoglie Puccia, allarga verso Tantillo, Puccia col destro in avanti, ancora possesso palla per il Monreale con Ilarda, attenzione Monreale ha avuto un'occasione importante con Ilarda, ha fatto buona guardia la squadra gialla, dovrebbe esserci rimessa laterale con D'Alessandro. Fede, stringi Fede in verticale, palla raccolta ancora una volta al Monreale che prova il tiro della disperazione se non erro di Ricciardi, palla che si spegne ampiamente fuori. Marzio, rimessa laterale giocata in verticale a cercare Viola, trova supporta, poi l'alta, prova il sinistro, palla che si apre, nulla da fare, altra rimessa al fondo, altro cambio nelle file del CUS, vediamo un po' chi esce. Finisce la partita di Logalbo, se non erro. Sì, finisce la partita di Logalbo, un paio di interventi importanti per lui, dare da spazio al numero 12, il compagno Faraone Antonino, in questi ultimi minuti di gioco. Cambio tra i pali eseguito anche dal CUS.
Faraone. Palla prolungata verso Liviano, anticipa il Monreale. Ricciardi poi Puccia, duello aereo vinto da parte di Randazzo. Prova l'accelerata Varrica, la palla è finita fuori. Il Cus dice no, si arrabbia anche. Secondo il direttore di gara è rimessa laterale. Ovviamente noi da qui non possiamo valutare. Tanto D'Alessandro tocca per un attimo, poi palla allontanata verso Viola. Ricciardi non lo molla. Contrasto di Randazzo, poi Puccia prova a giocare in avanti. Mistretta. Rimpallo, attenzione, supporta in area di rigore. Mistretta in extremis, si rifugia in rimessa laterale. Colpo di testa di Pirrone. Pirrone prova ad aprire. Vediamo un po'. C'è un calcio di punizione a favore del Monreale, forse per gioco pericoloso. Intanto supporta, finisce a terra. È in aria, Giampi. Lele, rimani ultimo uomo con Marzio. Marzio, ultimo uomo. Oh, Lele, davanti tu, Marzio dietro. Mamma, rimanete così, mamma. Calcio di punizione sul punto di battuta Ilarda, autore del pareggio momentaneo dell'1-1. Ilarda andrà col suo sinistro, vediamo se calcerà in porta o cercherà il traversone sul secondo palo. Attenzione, Ilarda direttamente sul muro giallo. Messa laterale per il Monreale, che rimane proiettato in avanti. Qui contrasto, attenzione, si continua a giocare, altro pallone fuori. Non c'è stato il fischio di gioco pericoloso qui. Rimessa laterale nuovamente per il Monreale, che rimane ancora in avanti da qualche minuto. La metà campo avversaria. L'allontanata Ricciardi ancora una volta si accontenta della rimessa laterale. Supporta. Altra deviazione, questa volta del numero 14 Costa, e altra rimessa laterale per il Monreale. Ricciardi, palla messa in mezzo, palla che schizza via, Faraone non riesce ad agganciare, c'è il calcio d'angolo. Giambi, sali Marzio. È angolo, esatto, ultimo uomo con Gabri. Ultimi istanti di gioco, se non andiamo errati, per il triplice fischio. Col sinistro Tantillo in area di rigore. Conan anticipato da Ilarda. Ilarda chiede scusa a Conan, che aveva una posizione migliore per battere. Sicuramente non si è accorto del compagno posizionato meglio. Intanto c'è la rimessa dal fondo, battuta direttamente da Ribuffo col destro. Ribuffo, Pirrone, duello aereo con terzo, palla in profondità, attenzione verso Viola, posizione regolare, c'è Ricciardi a dar fastidio, ancora Ricciardi che vince il duello in velocità, poi deve concedere la rimessa laterale al Cus. Varrica non ha fretta di battere, salirà direttamente da Alessandro ad effettuare questa rimessa laterale. Con le mani, colpo di testa ad allontanare di Pirrone, altra giocata di D'Alessandro, palla in avanti verso Randazzo, allontana. Saliamo! Il Monreale alla ricerca della velocità di Ricciardi, palla direttamente verso Faraone, e col sinistro apre bene, nuovamente verso Ribuffo. D'Alessandro. Buona la palla in uscita, Randazzo poi prova a lanciare la velocità di Viola, Ricciardi è più veloce, chiude tutto quanto. Rimessa laterale per il Cus con Costa, palla in avanti, Ricciardi col testa, poi prova a prolungare verso l'altro Ricciardi in avanti, c'è il Ribuffo prima di lui, Faraone la chiama a gran voce e la spazza in rimessa laterale, supporta Ilarda,
Puccia, in mezzo a due, ancora Ilardo. Ilarda, provato la giocata in mezzo a due, tanto Varrica col destro, tiene possesso Giordano, rischiando il dribbling, poi tutto regolare, ancora Giordano, rimpallo, palla in avanti, cercare Puccia. Prova a cercare Ilarda che era rimasto alto, Mistretta esce bene, direttore di gara lascia giocare, rimessa al fondo per Faraone. Siamo in fase recupero, ormai è finita la gara. 2 minuti di recupero ormai. La partita è finita 4-1 in favore del CUS. Peccato perché il Monreale sotto dell'1-0 l'aveva ripresa con Ilarda. Poi, prima del duplice fischio, il CUS è tornato in vantaggio per 3-1. Mentre nel secondo tempo ha allungato sul 4-1. Viola prova la giocata su Ricciardi, buona la giocata qui del numero 15 in maglia gialla, poi la verticalizzazione a cercare Viola, altro attacco del CUS con Viola che la mette in mezzo sul secondo palo, la palla si infila in rete per il gol del 5-1 con Viola. Gran giocata di terzo, poi Viola va in rete, viene a salutare direttamente sotto la nostra telecamera. 5-1 CUS, dovrebbe essere il gol che cala il sipario al Buonocore. Ormai una manciata di secondi alla fine, intanto Ilarda con nuovo possesso per il Monreale. Ricciardi, Viola tocca in rimessa laterale. Ricciardi davanti a cercare Ilarda di testa, tocca anche il randazzo, poi terzo allontana, prova ad agganciare la difesa del Monreale, Conan respinge di testa, altra palla vagante, c'è contrasto e punizione per il Monreale. Giampi! Conan sul possesso, lancio in profondità a cercare Ricciardi, c'è Costa a proteggere tutto quanto, Pirrone gioca in qualche modo per Ricciardi Gabriele, finisce qui la partita, grazie per averci seguito, il CUS espugna il Buonocore per 5-1, bella partita, secondo tempo tutto per il CUS, primo tempo più equilibrato, io vi ringrazio ancora per averci seguito, ci vediamo alla prossima.